è più anziano di Fano, ha sconfitto il Covid 2 anni fa e non ha mai perso l'ironia nonostante i suoi 107 anni. È stato festeggiato nella casa albergo per anziani Famiglia Nova, Bruno Gambini, classe 1915, ex operaio delle ferrovie. Insieme a lui, oggi, non solo i tanti amici e gli operatori della struttura, ma anche alcuni familiari e l'assessore Dimitri Tinti. Graziella, ma ci sono altre persone così longeve nella famiglia? Proprio così no, però ultra novantenni ci sono stati. Anche la sorella mi diceva. 95, l'unica rimasta viva, erano 7 e sono rimasti lui e questa sorella. Secondo lei qual è il segreto? Che cosa mangia in particolare? Che cosa beve? Sono 9 anni che mangia qui, prima mangiava di tutto, non ha mai bevuto, non ha mai fumato e ha lavorato tanto. Bruno, rimasto vedovo 19 anni fa, ha 2 figlie, 4 nipoti e 11 pronipoti. Nadia, oggi grande festa, vi siete riuniti qui a Famiglia Nova per festeggiare il papà. Intanto le chiedo come sta. Sta bene, come salute sta bene, come testa comincia a perdere un po'. Da quanto tempo è ospite qui? È 9 anni, a settembre. Che papà è stato? Bravo papà, sempre tranquillo, ha sempre lavorato, pensato per la casa e basta. E avete sempre mantenuto un buon rapporto con lui, insomma, anche da quando è venuto qui in questa struttura? Sì, ci vediamo sempre, 2 volte alla settimana, adesso che si può. Ha l'occasione anche di vedere i tanti nipoti? Adesso lo portiamo fuori e dopo ci raduniamo tutti, perché siamo diversi, quindi qui dentro non si entra. Francesco, che cosa avete organizzato oggi per Bruno? Allora, sempre un evento straordinario, speciale, festeggiare il nostro Bruno, che immancabilmente si fa ritrovare qua il 7 di luglio. E ovviamente ci siamo attrezzati per organizzarci al meglio, per festeggiare tutti insieme, anche perché un compleanno è sempre un evento di normalità che in questo periodo ci serve, fa bene a tutti quanti, e quindi abbiamo organizzato una bella torta da condividere con tutti gli altri residenti e un momento di convivialità, sempre con le giuste precauzioni, ma che ci sta, che è il momento. Ma è vero che poi più tardi o questa sera lo aspetta un altro appuntamento, un po' più galante? Ma sì, perché dentro Famiglia Nova c'è stato questo bel incontro in cui Bruno ha ritrovato una sua vicina di casa di infanzia e si sono ritrovati e si sono dati un appuntamento per questa sera a cena. Vedremo se riusciranno a rispettarlo entrambi. Buon compleanno! Grazie! Come sta? Si sente bene? Sì. Sì. Molto. Siamo contenti. E oggi festeggia insieme alla famiglia, insieme agli amici. Sì, tutto. Quanti anni hai? Sì, ma io? Molti. Ma non mi ricordo. Dai, dillo lo che lo sai, pensaci un po'. Sono 107. 107, senti, sono troppi. L'importante è che sta bene. Stai bene? Sì. Ecco. Sì, adesso io voglio mangiare la minestra. Ecco. E allora vada per la minestra, Bruno, ma non prima di avere sorseggiato lo spumante e assaggiato la torta con tanto di candelina. Vedi? Auguri! Auguri! Sono seguiti il brindisi e qualche fotografia per immortalare questo importante e insolito traguardo, momenti di gioia condivisi con le persone più care che non l'hanno mai lasciato solo. Buon compleanno, Bruno!